grave Si è garantita, tenuto ci dà la stamattina il possibilità, confronto comunica la organizzato da possibilità alle Coltiretti tra le piccole donne aziende, perché di coltivatrici e questo le donne dobbiamo candidate che parlare, con la doppia delle preferenza piccole di genere hanno la aziende che possibilità hanno di contribuire a bisogno, riportare al forse centro delle più delle politiche e delle grandi aziende strategie che hanno la possibilità l'agroalimentare, di che rappresenta il gestire volano, in altra assieme al maniera turismo, le loro dell'economia della aziende, cioè Puglia. diciamo il proprio A dialogare con le portare avanti imprenditrici, le in candidate Anna Maria generale. Fallucchi, E Patrizia poi c'è un Lusi, altro Rosa Barone problema, e Camilla Tavaglione. senza nulla Sui temi è togliere alla intervenuta anche tensione, Floriana per Fanizza, carità, leader perché è nazionale e regionale di fondamentale Coltiretti Donne Impresa. all'assunzione. Delegato confederale di Foggia. Quindi 5 minuti, 10 minuti nell'attesa. Intanto, se il direttore ci vuole fare una piccola presentazione dei progetti che ha per questa nostra Puglia, prima di iniziare questa splendida giornata con le candidate, con la Presidente nazionale delle donne e con la Presidente provinciale. Direttore. Buongiorno a tutte, ben trovate. È un piacere stare innanzitutto sotto questo pergolato, poi avere tutto con un mondo tutto al femminile, insomma, diventa una giornata particolarmente interessante, perché siamo pienamente convinti che, insomma, le donne dovranno dare sempre più quel grande contributo per risollevare le sorti di questo nostro paese. Floriana Fanizza oggi a Foggia per perorare la causa delle donne e le imprese di Coldiretti e un incontro con le candidate al Consiglio regionale. Che cosa chiedono le donne, che cosa chiedono le imprese agricole di Capitanate e di Puglia? Le donne oggi rappresentano come aziende agricole il 30% di tutte le aziende pugliesi, quindi riteniamo che i problemi ovviamente che riguardano sempre le aziende, anche quelle agricole degli uomini, e soprattutto oggi abbiamo anche un problema serio qui in Capitanata, che è il problema soprattutto della sicurezza delle campagne. Noi donne probabilmente lo viviamo sicuramente di più, avendo le famiglie, avendo i bambini, per cui rimanere in campagna, rimanere sui luoghi di lavoro diventa fondamentale per conciliare anche la famiglia con le esigenze ovviamente lavorative. E in più le donne rappresentano oggi quella che è, con la legge di connessione, tutta la vendita diretta e l'attività agrituristica, e chiediamo ovviamente che il PSR debba andare anche in questo senso, dando delle misure che siano sicuramente operative e misure reali, e soprattutto che il PSR oggi ritorni a funzionare in Puglia. Avete scelto come interlocutrici proprio le donne che parlano con le donne. È un canale preferenziale? Ci si capisce meglio tra donne? Probabilmente sì, però è chiaro che chiediamo a loro di darci un impegno, di dare un impegno reale a quelle che sono le nostre esigenze, e soprattutto avere un'interlocuzione diretta. Probabilmente le donne hanno le stesse esigenze delle donne, per cui anche in questo senso potremmo anche capirci meglio.